grazie e porta nel 2010. Luisa Minazzi è stata attivista, è stata assessore all'ambiente, si è ammalata, si è fatta strumento per parlare a tutti. Questo è un film che ha generato il mondo, Polvere. È andata da Lucarelli su Rai 3, è andata sulla 7. Ha detto: io non mi nascondo, io voglio che la gente sappia. Luisa ha voluto fortemente farsi riprendere mentre un tetto veniva bonificato, ma a 3 anni dalla sua morte, come avete visto dal mio giro in destra, questo c'è ancora tutto. Quello che vi voglio far capire è che quando certa merda vi arriva in casa, poi ci resta, è dura farla fuori. La statistica del 2030, alla luce di quello che avete visto, non è più pensabile. Se anche tutta questa roba che vi ho fatto vedere, che è una parte di quello che ci risale, ma è roba che io vedo ovunque, che io la vedo quando vengo qua, che io la vedo quando in treno, come mi è capitato quest'estate, vado fino a Viareggio, mi capita quando vado verso Torino. Questa roba c'è già in giro, siamo già qui. Siamo nel 2013, facciamo finta che stavolta bonificano tutto, comunque devono succedere 40 anni, eh? E siamo già al 2053, ok? Ma non ci basta. Questa roba, in nome del progresso, andiamo a tirarla fuori dalle montagne. Andiamo a tirarla fuori dalle montagne e la trasportiamo con i camion. La trasportiamo con i camion, che la perdono, che si diffonde nell'aria, e la portiamo da un'altra parte. Lo chiamano progresso. Le chiamano grandi opere, la chiamano utilità. Non è mia intenzione fare terrorismo, non mi interessa assolutamente. Se io sono qua stasera sono anche per questa donna, perché la sua morte è stata inutile, è stata vana a quanto pare. Eppure noi non ci rassegniamo. Noi non vogliamo far sì che questa, come tantissime altre morti, sia umana. Ed è per questo che ve lo diciamo. Tenete gli occhi bene aperti. Noi siamo stufi di usarli per piangere. Naturalmente, ma se qualcuno volesse dire qualcosa, fare qualche domanda, è benvenuto. Nessuno dice niente, noi vi salutiamo, vi ringraziamo, speriamo tanto che alla prossima manifestazione contro il terzo valico ci sarete tutti, facciamo questo pezzo di strada insieme, ci vediamo martedì alle ore 21 alla sala incontri della biblioteca per la riunione del comitato di Acquato.